Sono state giornate strapiene di news queste, ma in particolare ieri sono arrivati alcuni trailer davvero interessanti e noi non potevamo certo esimerci da una veloce analisi del nuovo trailer dedicato a Resident Evil 3 Remake, visto che il breve video svelato da Capcom sembra confermare alcuni leak recenti, oltre a rivelare altre interessanti informazioni sull'attesissimo gioco, se osservato dettagliatamente. Si parla a malapena di un minuto di gameplay, eppure già dall'inizio si possono notare alcune chicche importanti, tra cui ad esempio i cambiamenti al Nemesis. E no, non parliamo del suo restyle, che comunque troviamo assolutamente fantastico, bensì del fatto che nel trailer si notano mutamenti al vestiario, alle armi e al comportamento dell'enorme mostro, che sembrano confermare le voci che vorrebbero delle fasi multiple adesso dedicate. Nella fase iniziale, infatti, il Nemesis è mascherato, ma andando avanti non solo perde la maschera, ma inizia ad armarsi con più bocche da fuoco. In questo trailer si vede solo il lanciafiamme, ma dai render e dagli screenshot è confermato il ritorno del lanciamissili, e le descrizioni ufficiali lasciano pensare anche ad altre armi. Di sicuro c'è che il mostro possa ancora attaccare usando i tentacoli, anche se non è chiaro se lo faccia o meno da subito o inizi solo da una certa fase del remake in poi. Un graduale aumento della pericolosità e dell'imprevedibilità del comportamento del Nemesis ci pare una soluzione perfettamente sensata. Già nell'originale compariva con costanza e in questo remake la situazione non sembra cambiata. Dunque, per una gestione più sensata della difficoltà, sarebbe folle dargli immediatamente tutte le capacità del caso. Sempre stando ai leak, comunque, il Nemesis è basato sull'intelligenza artificiale del Tyrant di Resident Evil 2 Remake. Però è dotato della capacità di scattare, oltre che delle armi sopracitate, e non si fermerebbe davanti alle zone sicure. Ah, altra informazione non indifferente, nella descrizione è precisato come il mostro sia impossibile da mettere al tappeto definitivamente, e che starà al giocatore scegliere come approcciarlo. Considerando che il finale dovrebbe essere uno soltanto, sempre secondo le voci, è difficile capire se sia possibile stordirlo solo per poco come accadeva per il Tyrant, o se effettivamente ci sia modo di scegliere se combatterlo o meno, come in certe parti del titolo originale, con magari qualche effetto sulla campagna. Il test ufficiale farebbe pensare alla prima opzione, ma è tutto ancora da confermare. Altri cambiamenti significativi? Carlos. Si nota solo per un istante, ma oltre a salvare Jill, l'altro protagonista del gioco lascia andare il suo lanciamissili prima di recuperarla ed è probabilmente con quello che distrugge la maschera del Nemesis all'inizio. Inoltre, la descrizione a lui dedicata conferma che vi saranno più scene nei suoi panni e non soltanto la scena dell'ospedale. Il trailer sembrerebbe accertarlo, poiché Carlos appare giocabile proprio nell'ospedale, ma anche in una cutscene nell'ufficio degli Stars in compagnia di Nikolai, un importante indizio di altre fasi giocabili in più location. Parlando proprio di location, ospedale, stazione di polizia, metropolitana e centrale energetica sembrano presenti, oltre ad alcune zone riportate paro paro. Crediamo comunque che ce ne saranno di nuove, perché il gioco sarà sicuramente più longevo dell'originale. Interessante che nella metropolitana sembrino esserci dei sopravvissuti civili, forse a dimostrazione della volontà di Capcom di modificare la trama dell'originale aumentando anche l'impatto emozionale del tutto. Ultime cose, ci ha stupito la rosa di fuoco a dir poco enorme del fucile a pompa di Jill in una delle scene, poiché il nuovo Resident Evil Remake dovrebbe essere leggermente più action del 2, e ci aspettavamo uno shooting leggermente enfatizzato. Invece pare che la strada seguita sia ancora molto vicina a quella ricca di tensione del 2 e nemici come gli Hunter, il cui ritorno è a sua volta confermato, potrebbero risultare davvero ostici e terrificanti vista la loro agilità estrema. Siamo comunque esaltatissimi. Il trailer è di sicuro effetto e considerando quanto pauroso era già il Tyrant in Resident Evil 2 Remake, non osiamo immaginare cosa sarà il Nemesis qui. Speriamo venga messa a breve a disposizione una demo anche di questo gioco per un'analisi più approfondita.